2-3 minuti, poi pian pianino i colleghi partecipanti stanno arrivando. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Ugo Bonelli, faccio parte del gruppo di lavoro della task force costituita da Formez e dal Dipartimento della Funzione Pubblica per appunto assistere e supportare il Dipartimento nel progetto che vedete nella slide qui di presentazione, cioè il progetto di partecipazione italiana a Open Government Partnership e più in generale nella definizione di una strategia per il governo aperto e partecipativo che l'Italia sta portando avanti. Oggi ci abbiamo pianificato questo webinar insieme a questi altri che abbiamo sia già svolto il 7 di ottobre e il 14 e un altro sullo spazio civico che si realizzerà il 26, per raccontarvi un po' a che punto siamo e confrontarci con colleghi e amici con differenti estrazioni professionali. Quindi abbiamo pensato a un webinar di confronto, di cercando di ragionare sulle iniziative e sul tema innovazione digitale, così come viene proposto da OGP, cercando di mettere insieme diverse esperienze, quindi esperienze regionali, esperienze, i punti di vista anche dell'università e della ricerca, il punto di vista delle comunità e quindi delle associazioni, e focalizzando l'attenzione su uno dei pilastri che è stato promosso da OGP nel corso di una call to action che il 6 aprile scorso i co-presidenti di OGP, cioè la Repubblica di Corea lato governo e Direttorio Legislativo, che è un'organizzazione non governativa appunto lato associazioni, in cui hanno lanciato queste le cosiddette call to action e quindi una serie di delle proposte, delle indicazioni a tutti i membri di OGP per appunto utilizzare i loro piani presenti e futuri, concentrandosi su tre sfide principali. La partecipazione allo spazio civico, che appunto in ambito OGP vengono messi insieme, ma noi per cercare di panare e di illustrare dettagliatamente queste gambe, questi pilastri, abbiamo suddiviso in due webinar, uno appunto svolto il 7 di ottobre, un altro lo svolgeremo il 26. Il tema dell'anticorruzione e quindi le azioni, le iniziative, le proposte dei governi appunto per ridurre l'impatto di fenomeni corruttivi, e il tema dell'innovazione digitale, che nel contesto di OGP e soprattutto in una fase come questa, che vede anche una certa maturità, no, di alcune tecnologie o comunque dei temi della trasformazione digitale, OGP ha declinato, ha proposto secondo due direttrici. E cioè la promozione di una appunto trasformazione digitale inclusiva e quindi partecipativa, e poi focalizzando l'attenzione, invitando i paesi a salvaguardare i cittadini contro un uso improprio delle tecnologie digitali, e quindi focalizzando l'attenzione su fake news, su utilizzo appunto esclusivo della tecnologia. In questo contesto mi piace farvi notare questa frase che appunto i co-presidenti di OGP hanno inviato nella loro lettera che io ho voluto evidenziare utilizzando questo carattere rosso. Vedete, proseguendo, no, massimizzare il potenziale delle tecnologie digitali, proseguendo nell'aprire dati pubblici ad alta domanda. Ecco, questo è una delle domande, è uno dei punti focali di questa iniziativa, nel senso che noi abbiamo analizzato la lettera e le proposte, le indicazioni di OGP, e ci sembra di vedere come ormai il tema dati aperti, dati della pubblica amministrazione disponibili e informati aperti, è un tema ormai abbastanza, che loro danno come
by default, no? Lo considerano ormai come un qualcosa che già i paesi stanno facendo e soprattutto lo invitano i paesi a farlo focalizzandosi su i dati richiesti, no? Fortemente richiesto. Ecco, io in questo ci vedo già un interessante link con la nuova direttiva europea che è in corso di recepimento dal nostro paese. Sappiamo che siamo in addirittura d'arrivo nel decreto legislativo che appunto dovrebbe recepire la nuova direttiva europea 1024 sul riutilizzo dell'informazione pubblica. Ecco, sarebbe interessante capire anche dagli interventi dei partecipanti, degli interventi, i link e no, le possibili intersezioni che si trovano tra appunto OGP e anche diciamo lo stato di avanzamento dell'apertura dei dati dei paesi europei. Con riferimento all'innovazione e trasformazione digitale inclusiva, adesso OGP ha richiesto, ha invitato i paesi a come dire, concentrare le proprie linee di azione e le proprie aree di policy in questi tre ambiti che vedete, cioè l'inclusione digitale, quindi focalizzandosi sull'inclusione digitale, sulla trasformazione digitale per la trasparenza e per diciamo la condivisione con gli utenti, no, dei servizi pubblici e della qualità, della diffusività e sulla facilità di utilizzo dei servizi online. E poi appunto il tema dei dati aperti, invitando i paesi membri ad ampliare, ad estendere la pubblicazione di dataset e quindi migliorare l'accesso, l'utilizzo e l'interoperabilità. Sul fronte invece dei diritti e dell'utilizzo delle tecnologie, salvaguardando la possibilità degli utenti di essere protetti anche nello spazio online. Ricordiamo che faremo il webinar del 26 si concentrerà sullo spazio civico e quindi abbiamo deciso di dedicare un momento di approfondimento specifico per questo tema. In ogni caso, OGP appunto raccomanda di fare attenzione all'utilizzo e alla protezione dei dati, quindi ponendo l'accento sulla riservatezza e sul riutilizzo, sulla responsabilizzazione del processo decisionale, quindi attraverso la trasparenza, l'apertura e la comunicazione del come i governi e le amministrazioni assumono delle decisioni. Focalizzando poi un altro spunto interessante sulla responsabilità della comunicazione politica online e quindi suggerisce OGP di adottare dei codici di condotta, delle regole per le campagne per le campagne politiche online, delle linee guida sull'accountability e poi appunto rivolgere l'attenzione a possibili azioni che impattano la protezione dello spazio civico online e quindi i temi delle informazioni corrette e trasparenti, la sorveglianza, la censura e anche il tema delle molestie, dei furti di identità. Per discutere di tutto questo abbiamo, come vi dicevo, abbiamo pensato di coinvolgere colleghi e amici provenienti da differenti ambiti di riferimento, per cui abbiamo Flavia Marzano, collega che fa parte appunto della task force OGP del Dipartimento, abbiamo la professoressa Tiziana Catarci dell'Università La Sapienza, Luca De Pietro che ci racconterà della Regione Veneto e quindi ci darà un po' una sua esperienza sul fronte regionale, Umberto Rosini, che molti di voi conosceranno, ha una esperienza molto diversificata e quindi ci può dare qualche utile suggerimento e qualche spunto interessante sul tema dei dati e quindi del come i dati possono essere un fattore abilitante per la realizzazione di nuovi servizi. Questo è uno dei temi centrali in tutto questo. E chiuderemo con Andrea Borruso, presidente dell'associazione Ondata e facente parte dell'iniziativa che molti di voi conosceranno, Dati Bene Comune, che appunto ci darà un focus, ci darà il suo punto di vista dal punto di vista delle associazioni, quindi della società civile, cosa la società civile diciamo, propone, quali sono le sue indicazioni, le sue proposte.
tenendo conto anche del tema appunto PNRR, quindi della necessità di avere dati e comunque una politica trasparente e di apertura nei confronti di questo che è uno dei focus probabilmente del prossimo quinto piano di azione OGP. Ricordo a tutti che potete porre delle domande nella chat, poi i colleghi si occuperanno di raccoglierle e io le trasferirò direttamente ai partecipanti della mattinata. Spero di aver detto tutto, in caso poi comunque faremo dei piccoli interventi durante le presentazioni e poi procederemo con le conclusioni, tirando un po' le fila della mattinata di quest'ora e mezza e quello che è emerso. Detto questo, passo la parola a Flavia, alla quale chiedo di avviare la condivisione della webcam e della sua presentazione. Grazie Flavia, a te 10-15 minuti, raccomando a Grazie tutti a i voi. partecipanti di rimanere nei tempi, così in maniera tale da avere qualche minuto di confronto alla fine domanda e risposta. Grazie a te Flavia. Grazie a te, Ugo. Dovresti togliere la tua condivisione, così faccio io la mia. Intanto, grazie, benvenuti a tutti e a tutte, benvenuti davvero. E sono contenta che sono le parole chiave della mia vita, praticamente, da sempre. Quindi. Innovazione tecnologica, servizio del governo digitale aperto. Quali strumenti per garantire inclusione? Lo dicevi anche tu, partecipazione, collaborazione, accountability. Queste sono le parole chiave. Ma vediamo, vabbè, chi sono. Comunque queste slide saranno a disposizione, quindi vado veloce su quelle su cui non è essenziale, ma insomma, chi non mi conosce le troverà nelle slide che verranno ovviamente condivise a chi le richiederà. Strategie del governo digitale. Se uno segue che cosa dice l'OCSE, scusate, ma è andata avanti e non doveva, ecco qua, strategie di governo digitale che parlano di valorizzazione delle tecnologie digitali anche per governi più aperti, partecipativi e innovativi. E sono sempre lì che si rigira. E che cos'è? Responsabilità del governo migliorarla in termini di inclusione sociale e collaborazione. Cultura basata sui dati, ma di questo ci sono persone che ne parleranno alla stragrande meglio di me dopo, quindi sorvolo. Tecnologie digitali in tutte le tecnologie politiche, perché in tutti i livelli di governo servono, non serve, cioè serve sì un assessorato all'innovazione tecnologica, se vogliamo, ma deve essere trasversale. Così come quando uno fa la struttura all'interno di una pubblica amministrazione, deve essere una struttura di staff, non una struttura gerarchica, no? Proprio perché è trasversale la tecnologia a tutti gli interventi di un ente pubblico. E ovviamente anche rafforzare le capacità istituzionali per gestirli da un lato, ma monitorarne l'attuazione, perché poi, come sentivo ieri da un intervento del professor Fuggetta del Politecnico di Milano, giustamente diceva, obiettivo, che cos'è un obiettivo? E ne parlava con molta chiarezza dicendo che deve essere misurabile, se no non lo è. E quando vogliamo andare a vedere, in termini di innovazione tecnologica, che cosa anche il PNRR sta proponendoci, ci sono, lo sapete bene, ci sono sulla digitalizzazione e innovazione, sono le due parole più diffuse all'interno del PNRR e non solo, in realtà anche la parola inclusione e se mi permettete anche di genere, proprio perché il PNRR è molto chiaro che anche tutti i vari divari vanno coperti e questi sono gli interventi specifici sull'open government. E sull'inclusione è una mia lunga convinzione anche questa. Abbiamo una normativa in Italia dal 2004, oltre a quanto già definito anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite, accessibilità e usabilità. Dove per accessibilità, ovviamente, a persone con disabilità, ma a chiunque, quindi deve essere veramente possibile l'accesso. Non solo perché se andate a guardare i siti della pubblica amministrazione, forse il 10% sono davvero accessibili con persone con disabilità, e questo è non solo inaccettabile perché c'è una normativa da 17 anni, ma è inaccettabile perché la pubblica amministrazione non deve escludere nessuno e se esclude qualcuno fa male il suo mestiere. Un'azienda può decidere che al suo sito accedono soltanto le persone alte 1,95 m e con gli occhi azzurri, è un suo diritto, ma un privato. La pubblica amministrazione è pubblica amministrazione di tutti, quindi deve essere accessibile a chiunque, così come l'usabilità. Essendo informatica, mi rendo conto che spesso
gli informatici fanno la struttura informatica fantasticamente tecnologica meravigliosa, ma raramente si mettono nei panni dell'utente, e qui c'è il bisogno di co-design, ma ci torneremo. Altra cosa importantissima, questa è l'immagine che chiunque abbia parlato di Open Government in vita sua ha già visto sicuramente. Vedete che la licenza di questo grafico è CC BY, ovvero attribuzione, una licenza apertissima, vogliono soltanto essere citati quando uno rappresenta questo grafico. Vedete le mie slide, ogni singola slide ha il suo logino CC BY SA, ovvero fate quello che volete di queste slide, purché citiate la fonte e ricondividiate con lo stesso tipo di licenza, proprio perché siamo per la condivisione della conoscenza. E serve un patto, la squadra, la famosa quadrupla elica, dove tutti gli stakeholder, tutti gli attori, a partire dalle esigenze dell'utente, no, del city user, come viene definito, lavorano insieme per progettare. Quindi cittadini, politici, amministrazioni, sia pubbliche amministrazioni locali che centrali, le imprese, le università, le scuole, i centri di ricerca e ovviamente la società civile, quindi le associazioni sociali e culturali, insieme perché ognuno vede la sua parte ed ognuno è in grado di fornire il suo apporto. Ed è il patto che dobbiamo fare, poi per chi mi conosce sono malata di acronimite acuta e questo è un altro acronimo, è partecipazione, ascolto, trasparenza, tecnologia e open mind, dove sull'ascolto ci torneremo, ma è chiaro che senza essere ascoltato il cittadino non partecipa, perché dice se non mi ascolti non ho motivo di partecipare. E poi gli strumenti come la tecnologia possono sicuramente essere utili per arrivarci. Se si parla di sistemi complessi, le città sono un sistema complesso che genera domande a cui per fortuna la risposta può venire anche dall'innovazione tecnologica. E poi qui veniamo su, ovviamente, l'innovazione tecnologica, purtroppo, l'abbiamo visto durante la pandemia, il divario digitale, quanto fosse non soltanto infrastrutturale, no? Non è solo questione di connettività banda larga, ma anche sociologico, economico, culturale, generazionale e ai noi di genere. E quindi è essenziale abbatterlo perché la smart city sia davvero smart per tutti, e possibilmente con la misurazione con indicatori, perché solo la misurabilità che mi fa capire se il tuo obiettivo, di te politico, di te dirigente della pubblica amministrazione, è raggiungibile, e quando l'hai raggiunto ti diremo bravo e ti rivoteremo eventualmente. E questo è un altro elemento importante da considerare: la fiducia dei cittadini italiani nei confronti della pubblica amministrazione del proprio paese. Come vedete non siamo messi benissimo in rapporto con l'Europa. Dobbiamo lavorare anche su questo, ma c'ho qualche cosa anche per voi. E queste sono le motivazioni. Le motivazioni, come vedete, in rosso la maggiore è il ritardo nella digitalizzazione, è il motivo per cui siamo qua, digitalizzare, innovare anche dal punto di vista tecnologico. Scarse infrastrutture, ed è sia l'infrastruttura anche, come dicevamo, di connettività, i timori della digitalizzazione. Qui forse la comunicazione potrebbe essere uno strumento che supporta a far capire che non si deve temere, anche se devo dire la pandemia in questo ci ha aiutato molto, questo grafico è precedente alla pandemia. Siamo arrivati, ci stiamo arrivando. E questo è il punto fondamentalmente, no? Cioè bisogna imparare quello che gli americani chiamano trial and error. Si sbaglia, ci si rialza e si riparte. D'altra parte pensate a un bambino. Un bambino piccolissimo si alza per la prima volta, pochi mesi, casca. Se rinunciasse non si alzerebbe mai più. Si rialza, ricasca, si rialza, fa un passo, casca, si rialza, forse riesce a fare tre passi, ricasca. È trial and error, questo fa. Impara che casca cadendo, ma impara. Ed è quello che tutti noi dobbiamo imparare a fare. Rialzarci, provare, riprovare e ammettere anche di avere sbagliato, perché ammettere a se stessi di avere sbagliato fa sì che mi posso mettere in condizione di riprovarci e vedere se riesco a fare di meglio. Che cosa possiamo fare per la trasformazione? Un altro acronimo che è corta, il nostro passato viene da lì. Abbiamo il codice di amministrazione digitale, ormai sono 17 anni. Abbiamo la normativa sugli open data, sul riuso, sulla trasparenza, sull'accessibilità, le abbiamo citate. Abbiamo un presente con un ministro
dedicato, abbiamo l'identità elettronica, abbiamo l'anagrafe nazionale della popolazione residente che mette insieme, no, un database con tutti i dati, e chiunque abbia fatto un po' di informatica sa che se i dati sono su due database diversi, sono almeno uno dei due sbagliato, più probabilmente tutti e due, quindi un unico database sull'anagrafe della popolazione, strumenti che ci sono quindi, e quindi che cosa dobbiamo andare? Verso un'oasi smart, quindi con openness, accessibilità, semplicità, inclusività, perché sia la città sostenibile, mobile, affidabile, resiliente, trasparente, e le tecnologie sono un grandissimo strumento per arrivarci. Questo è quello che secondo me chiunque si occupi di innovazione, pubblica amministrazione, dovrebbe avere con forte consapevolezza. Vogliamo arrivare al cambiamento, cambiare per innovare, abbiamo bisogno di visioni, competenze, incentivi, risorse e un piano di azione. Se non abbiamo visioni, confusione, nel caso di mancanza di competenze un po' di ansietà ovviamente, resistenza se non ci sono incentivi, siamo esseri umani, è evidente anche quello. Frustrazione se mancano le risorse, perché siamo capaci, siamo bravi, abbiamo un bellissimo piano, ma non, però adesso abbiamo il PNRR, quindi abbiamo una qualche chance, e il piano di azione, chi fa che cosa, entro quando e perché, e così insieme riusciamo ad arrivare al cambiamento. Le parole chiave sono identità digitale, informazione, ovviamente anche privacy, partecipazione, accesso, l'abbiamo viste, sono queste. E formazione, che è ultima ma non ultima, perché il digitale implica anche, lo diceva anche Ugo prima, no? Quando parlava di furti di identità, di problemi di cyber security, e la consapevolezza passa anche dalla formazione. Openness e trasparenza, che è un obiettivo un po' filosofico se vogliamo, ma anche metodologico e sicuramente tecnologico, per rendere trasparente la pubblica amministrazione, e ci sono anche le normative che ce lo garantiscono, ma contemporaneamente abilitare il cittadino a osservarla e quindi dargli gli strumenti, abilitare interazioni costruttive tra pubblica amministrazione e cittadino. Possibilmente passando dall'adozione di software libero, anche questo è regolamentato dal codice di amministrazione digitale, di open standard, quindi di formati aperti, ma di questo ne parleranno gli altri, open by default, che siano aperti per default, laddove è possibile, magari anche con i dati che ci consentano i metadati, quindi le informazioni. Questa tra l'altro è una cosa che serve anche per l'accessibilità dei siti. Quindi accesso ai dati, accesso alla rete, accesso ai procedimenti, ai documenti, quindi il FOIA, il Freedom of Information Act, che anche questo è regolamentato ed è un obbligo. E che cosa manca? Ecco, ho evidenziato in rosso due cose, ma sicuramente l'accesso, sicuramente l'innovazione, più volontà politica, più coesione, ma più fortemente la fiducia reciproca, perché il cittadino non si fida della pubblica amministrazione perché non viene ascoltato e quindi non si sente, se io parlo e tu non mi ascolti non parlo più. Il politico che spesso dice tanto il cittadino non mi capisce, quindi non glielo sto a spiegare, è troppo difficile. Ecco, bisogna attivare l'ascolto e la fiducia reciproca con un po' di laicità, intesa che 2 più 2 fa sempre 4 a prescindere da chi lo dica, di qualunque colore sia il cappello che porta in testa, proprio per lavorare insieme. I cittadini sono di tutti i colori, magari io non gradisco la mia amministrazione, ma se il mio amministratore dice che 2 più 2 fa 4, e fa 4, e quindi meno male che fa le cose giuste. Sull'accessibilità l'ho segnalato perché davvero è una cosa essenziale. Ancora una volta l'accessibilità, il diritto di ogni persona di accedere anche tramite strumenti tecnologici, e quindi ascolto, condivisione, comunicazione e collaborazione. Le vignette è perché in effetti bisogna anche riuscire a sorriderci un po' su. Che cosa possiamo fare? Forum multi-stakeholder, lo stiamo facendo appunto con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Il monitoraggio e la definizione, no, di quali decisioni e perché. Le piattaforme online, anche queste ci sono, partecipa.gov.it è una di queste, ma ci sono tanti strumenti che ci permettono di interagire. Cosa può fare una pubblica amministrazione locale? Una consulta permanente di confronto tra cittadini sulle strategie, sulle politiche per lo sviluppo dell'innovazione del proprio ente, e con chi? Con gli stakeholder, ancora una volta. Scusate, vado veloce, ma ripeto, queste sono slide che sono a disposizione, quindi potrete poi riaverle. C'è
magari anche questo, l'OGP a livello nazionale, ma ogni pubblica amministrazione dovrebbe fare una delibera garantendo un processo di consultazione interno su quelle che sono considerate dall'amministrazione iniziative di importanza strategica, in maniera che i cittadini, tutti gli stakeholder, possano collaborare e dire la propria opinione. Magari rendere obbligatorio anche un processo che preveda queste informazioni, quindi processi consultivi aperti con una restituzione dei risultati che sono essenziali proprio per garantire ancora una volta trasparenza, rendicontazione e accountability. Mi piacerebbe appunto che anziché essere delle persone che dicono sì, ma persone a tutti i livelli di stakeholding, dico, si possa dire perché no. E non è impossibile, lo possiamo fare insieme. L'inizio, la trasformazione è partita, siamo partiti e credo che sia assolutamente un'opportunità che non possiamo e non dobbiamo perdere insieme. Grazie davvero dell'attenzione. Grazie Flavia, grazie e soprattutto anche perché sei entrata perfettamente nei tempi che ti avevamo chiesto. Ora andiamo ad ascoltare il punto di vista dell'università. Ovviamente in un'ora e mezza è difficile, no, come dire, affrontare i temi, no, delle tecnologie inclusive in termini di big data, no, algoritmi, diciamo, insomma, tematiche che, insomma, servirebbe un'intera giornata per discuterne. Però ecco, volevamo sentire il punto di vista del cosa e come l'università sta un po' affrontando, l'università e il mondo della ricerca più in generale sta affrontando questi argomenti. Quindi la parola alla professoressa Catarci, grazie anche a lei per la partecipazione, anche per lei 10 minuti e un quarto d'ora. A lei. Buongiorno a tutte e a tutti, intanto grazie per l'invito e per aver organizzato questo evento. Dunque, io veramente volevo portare il punto di vista dell'utente. Non vorrei parlare da professoressa e quindi mi dispiace. No, ma massima libertà, insomma, ci mancherebbe, insomma, il suo punto di vista è comunque interessante. Sarà disponibile poi anche entrare in qualche approfondimento tecnico. Allora, perché vorrei portare il punto di vista dell'utente? Beh, innanzitutto perché ultimamente sono stata a tantissimi eventi, mi hanno invitata a parlare, eccetera, e ho sentito spesso, devo dire, non in questo caso, non fino adesso, ma in altri eventi, parlare dei massimi sistemi e basta, e di quello che sarà, verrà, farà, faremo, chissà. E molto poco di quello che c'è adesso, di quello che si potrebbe concretamente fare e soprattutto di come le persone vivono questa nuova epoca. Perché quello che è chiaro è, forse non a tutte e a tutti, però dovrebbe esserlo, è che noi siamo in una nuova epoca, l'epoca del digitale. Questo è così, ci viviamo dentro. Ora, quanto questo viene percepito? Non completamente. Si può tornare indietro? Assolutamente no. Ci siamo, è come quando c'è stata la rivoluzione industriale, c'erano dentro, poi se ne sono accorti che c'erano dentro e non si poteva tornare indietro, ovviamente. Allora, cosa si può fare? Beh, cosa bisognerebbe fare? Intanto, e questo l'ha detto anche Flavia prima, mettere le persone in condizioni di viverla, questo grande cambiamento, nel migliore dei modi. E quindi di avere non soltanto la famosa alfabetizzazione digitale, cioè le persone, in particolare in alcuni paesi, ma direi un po' diffusamente nel mondo, molte persone, chi più chi meno, ma attenzione, non soltanto le famose persone anziane, no? Categoria a cui peraltro mi sembra che uno si avvicina rapidamente, ma anche i giovani, le giovani non sono veramente
consce di cosa stanno vivendo, di dove vivono, di quali sono i meccanismi, non hanno spesso purtroppo quello che si chiama il pensiero critico. Quindi non soltanto è fondamentale l'alfabetizzazione digitale per poter utilizzare le tecnologie, ma è fondamentale sviluppare pensiero critico, capacità di discernimento, conoscenza, e non parlo di competenze specifiche digitali, non è che tutti devono essere in grado di scrivere un algoritmo, ci mancherebbe altro, ma di capire quello che succede. Quando, per esempio, adesso parlerò invece da ricercatrice, abbiamo fatto uno studio molto ampio e accurato che è uscito su una importante rivista internazionale sul fenomeno del phishing. Allora, perché ci sono tanti rischi per la sicurezza digitale? Beh, la stragrande maggioranza dei rischi vengono dal comportamento degli utenti. Perché? Ma perché non sono assolutamente preparate a gestire i rischi. Non conoscono, non capiscono bene dove sono, ma mica è colpa loro, è colpa del fatto che da una parte i sistemi sono per lo più difficili da usare, quindi c'è un problema di usabilità enorme, oltre che di accessibilità, come ha detto Flavia, ma di usabilità enorme. I sistemi sono quasi tutti difficili da usare, ma non per gli utenti inesperti, anche per utenti esperti. E oltre a questo, gli utenti non hanno sufficienti informazioni, non sono sufficientemente preparati e spesso non hanno dei meccanismi, appunto, non hanno sviluppato, anche per un calo generalizzato del livello culturale e di preparazione superiore del paese, sufficienti strumenti cognitivi. Quindi questa è una delle emergenze: fornire strumenti facili da usare, fornire un supporto all'utenza, essere dalla parte dell'utente, non dalla parte dello sviluppatore o della società di informatica e neanche dalla parte della pubblica amministrazione. È fondamentale che ci sia, è fondamentale che anche in questo modo si cerchi di colmare il digital divide, altrimenti questo mondo che dovrebbe essere migliore, come ci raccontano ogni tanto in alcuni seminari, eccetera, perché sarà verde, sarà più efficiente, faremo tutti i lavori meravigliosi, cosa che non è assolutamente scontata, rischia di invece rendere molto più drammatiche le distanze e quindi creare nuovi gap e nuove differenze tra le persone, tra gli stati, tra le fasce sociali e così via. Quindi questo è fondamentale. L'altra cosa fondamentale, passando alla pubblica amministrazione, di cui appunto si parla oggi, è il fatto che la pubblica amministrazione usi innanzitutto le tecnologie mature che ha a disposizione, che non si inventino, non si rincorrano le mode, le cose nuove, perché non va di moda parlare dell'integrazione dei dati o dell'interoperabilità o della reingegnerizzazione dei processi, perché sono tecnologie mature da anni. Va di moda parlare di intelligenza artificiale, di machine learning, di robotica o di cose ancora di realtà virtuale, eccetera. Realtà virtuale, ma non pensiamo alle interfacce tradizionali, quelli che ci abbiamo tutti, a renderle usabili, pensiamo alla realtà virtuale. Allora,
La PA dovrebbe seriamente, con un piano a lungo termine, utilizzare le tecnologie mature. In che cosa? Innanzitutto sui dati, che devono essere interoperabili e chiaramente aperti per quanto possibile. Quindi non mi basta avere allora, adesso com'è la situazione? Adesso ogni amministrazione ha i dati nel proprio silos. È così, è inutile raccontarsi una storia diversa. Non sono interoperabili, spesso sono anche di bassa qualità. Ci sono proposte che dicono: prendiamo questi dati e buttiamoli tutti in quello che si chiama un data lake. Ecco, facciamo solo questo e poi che ci facciamo? Poi come li ritrovo questi dati? Poi come faccio a renderli interoperabili? Come faccio a metterli a disposizione in maniera che siano utilizzabili efficacemente? Quasi impossibile. All'interno della stessa amministrazione, e fatemi raccontare degli episodi, volevo raccontare degli episodi, poi se c'è ancora un po' di tempo. Allora, io utente, non è che perché sono professoressa di ingegneria informatica sono un utente migliore degli altri, cioè tutti i miei problemi e tutti gli altri, e anche a usare i sistemi. Comunque io utente faccio un'operazione con una primaria un'azienda di elettricità, questa operazione comporta un cambio di contratto, la faccio un anno fa con molta difficoltà perché il processo non è stato reingegnerizzato, quindi mi fanno fare al telefono con un supporto online un processo che dovrei fare completamente online in maniera semplice se fosse stato reingegnerizzato. E che dopo un anno mi telefona il loro ufficio, un altro ufficio, non quello che ha fatto il cambio, ma l'ufficio marketing, e mi dice: sa, le vorremmo chiedere se vuole cambiare contratto, offrendomi esattamente il contratto che io ho. Allora, questo all'interno della stessa organizzazione. Di questi episodi penso siano capitati a tutti, se ne possono raccontare migliaia, perché l'interoperabilità dei dati o l'integrazione non c'è neanche all'interno delle organizzazioni. Figuriamoci tra diverse organizzazioni e diverse pubbliche amministrazioni. I processi, la reingegnerizzazione dei processi è un punto fondamentale. E anche qui vi voglio raccontare un episodio che vivo quasi quotidianamente nella mia università, dove ovviamente c'è un sistema informativo dove io entro con il mio sign in, cioè entro con username e password, quindi il sistema mi riconosce, sa chi sono, non solo sa chi sono, essendo io una dipendente, sa dove vivo, quando sono nata, il mio codice fiscale, pur anche il mio stipendio. Bene, per mai per fare qualunque procedura bisogna riempire delle form online. Quello che facevamo sui moduli cartacei, però attenzione, la forma online e il processo riproduce esattamente il modulo cartaceo. Quindi la prima cosa che mi chiede il sistema con cui interagisco è di inserire i miei dati. Attenzione, dopo che io mi sono autenticata. E uno, io ogni volta sono tentata di dire: ma i miei dati li conosci, santo cielo, mi sono autenticata, ce l'hai tu nella pancia del tuo sistema, della tua base dati. Bene, ciò nonostante, dato che il processo non è stato reingegnerizzato e che chi l'ha progettato riproduce esattamente la form cartacea che si doveva riempire prima, allora che cosa si deve fare? Devo reinserire i miei dati che sono ovviamente in possesso dell'organizzazione, ma che in questo caso è veramente paradossale perché quell'organizzazione è il mio datore di lavoro. Allora,
La reingegnerizzazione dei processi, delle norme, signori, perché qui andiamo avanti con regio decreto ancora. Io, diciamo, faccio la direttrice di dipartimento, ho spesso a che fare con le norme, ormai mi sono fatta una cultura giuridica mio malgrado. Bene, le norme sono quelle del regio decreto, i processi sono quelli degli anni 70, ma di che realtà virtuale o machine learning stiamo parlando? Ma prima facciamo questo e poi faremo tutto il resto. Ma se non facciamo questo e non lo facciamo seriamente con un processo pluriennale, allora ci stiamo prendendo in giro tutti e soprattutto prendiamo in giro i cittadini e le cittadine. E ora a questo punto penso che il mio tempo sia scaduto, quindi vi ringrazio dell'attenzione. Grazie, grazie a lei, uno spunto interessante anche perché comunque, come dire, prendono entrambi i lati, no? Dal punto di vista dell'utente e invece poi anche dal punto di vista dell'amministrazione, quindi evidenziando le criticità che abbiamo quotidianamente nei quelli che chiamiamo appunto i procedimenti amministrativi, insomma, e quindi sappiamo qual è appunto il tema della trasformazione digitale all'interno di un'amministrazione, insomma, un tema che comporta un radicale cambio culturale. Però ecco, il tema dell'attenzione agli utenti e quindi ai servizi mi lancia l'assist per chiamare in causa Luca De Pietro di Regione Veneto, che ci andrà a raccontare, spero, il loro approccio nel passaggio, no, da un'amministrazione rivolta alla digitalizzazione dei servizi a un'amministrazione che, no, si confronta con gli utenti per generare nuovi servizi, no? Quindi un passaggio da eGov a OpenGov, come abbiamo scritto nell'introduzione. Vediamo cosa ci racconta Regione Veneto. Grazie a te, Luca. Grazie, Ugo. Buongiorno, mi sentite? Pronto? Sì, forte e chiaro. Ah, ok, benissimo, scusa, vedevo la tua immagine. E grazie a te, grazie a Sergio, grazie a Laura. Veramente dell'invito, saluto tutti perché mi fa molto piacere essere qui e provare a raccontare un po' l'esperienza della Regione Veneto. Riprendo il tuo spunto che un po' era anche la conclusione dell'intervento precedente. Probabilmente dobbiamo avere un doppio binario, cioè non possiamo dimenticarci dei servizi e guardare l'open government, dall'altra parte non possiamo fare solo open government senza dimenticarci i servizi. Quindi dobbiamo provare a portare avanti queste due esigenze in contemporanea, cercando effettivamente di raggiungere i risultati in entrambi i campi. In regione lo stiamo provando a fare, in particolare provo a raccontarvi oggi, condividendo lo schermo e alcune slide in questi 10 minuti, mi segno l'orario per evitare di sforare anch'io, altrimenti giustamente Ugo mi bacchetta, e l'esperienza che stiamo portando avanti, in particolare sul territorio, con l'iniziativa dell'Innovation Lab. Quindi prendo possesso. Vediamo se riesco a condividere. Non riesco a condividere perché vediamo. Immagino che non vediate nulla. No, vediamo la tua immagine. Cioè il pulsantino verde in basso dovresti avere. Sì, no, però mi dice come sempre quando non si fanno i test prima. Mi chiede stranamente l'accesso al mio desktop, non ce l'ho, l'altro. Va bene, guardate, ve lo racconto velocissimamente a voce soltanto per evitare, poi vi mando le slide che avevo fatto per evitare di perdere tempo. Allora, che cosa sono gli Innovation Lab? O meglio, perché siamo partiti da questa iniziativa degli Innovation Lab? Perché noi crediamo che il governo aperto, l'open government, l'open innovation, sì, mettendoli un po' in questa sequenza, open government, innovation, si facciano mettendo assieme tre condizioni. Prima di tutto contaminando, aprendo la pubblica amministrazione. L'ha citato anche prima Flavia benissimo, il modello delle quattro eliche. L'idea fondamentale è quello di riuscire a coinvolgere non solo la pubblica istruzione, ovviamente, ma le imprese, i cittadini, le università, le associazioni, cioè una dinamica di apertura è il requisito fondamentale perché noi possiamo costruire processi di innovazione.
Secondo aspetto fondamentale che ci ha spinto a realizzare l'innovazione aperta e l'Innovation Lab, scusate, è avere un luogo. Non è vero che il digitale supprime o elimina i luoghi, anzi i luoghi in senso di spazi fisici con senso diventano ancora più centrali. Per cui noi abbiamo finanziato l'attivazione di spazi fisici in diversi territori del Veneto, poi vi racconterò. Terzo elemento fondamentale per fare innovazione, scusate ma l'intervento di Flavio mi è piaciuto e riprendo alcuni suoi spunti, è fare costruire il laboratorio. Ecco, fare costruire che cosa vuol dire nel mondo digitale? Vuol dire per esempio prendere gli open data e sviluppare delle app, fare degli hackathon, prendere i dati aperti e metterli a disposizione delle imprese locali, cioè metterci le mani, non solo un catalogo in cui qualcuno forse si scaricherà qualche dataset, no, avere uno spazio in cui le persone, le imprese, i maker, i designer, i dipendenti della amministrazione possono trovarsi per fare le cose assieme. Ecco, su questa idea forte, su questo modello di innovazione basato sull'apertura, ovvero sulla condivisione, sul luogo fisico e sul fare, noi abbiamo costruito questa strategia di Open Innovation e abbiamo costruito attorno a un finanziamento, a delle risorse della programmazione europea 14-20 con 7 milioni di euro. Abbiamo finanziato questi Innovation Lab, questi 10 poli di innovazione aperta sul territorio, orientandoli alle amministrazioni pubbliche. I destinatari erano amministrazioni pubbliche sopra i 50.000 abitanti di popolazione, che ci potevano anche equalizzare per mettersi assieme e superare questa soglia, quindi con una certa dimensione. Questi Innovation Lab hanno una caratteristica, hanno un luogo centrale in cui si fa innovazione aperta, ma hanno delle sedi secondarie collegate in cui si fa cultura digitale. E qui mi ricollego a uno dei temi specifici che citavamo prima. Si tratta fondamentalmente di spazi in cui non si insegna le palestre digitali, questi spazi dedicati alla cultura digitale, non si insegnano a sviluppare competenze tecniche specifiche, non solo, ma si insegna l'uso consapevole di internet, ovvero l'obiettivo su cui stiamo lavorando è quello di promuovere un utilizzo veramente finalizzato di internet al fine di far capire agli utenti, e ha ragione la professoressa di prima, che non è un problema solo di giovani o dei diversamente giovani, come citavo prima, è un problema di tutte le generazioni, capire l'implicazione nel accettare un contratto, fare un bonifico, pagare con un sistema pubblico un bollo auto e così via. Queste palestre digitali diventano quindi il secondo livello fondamentale di questa rete che si innerva sul territorio, che ha questi poli di innovazione, gli Innovation Lab, il luogo principale, come spazi fondamentali. Questi spazi fondamentali fanno fondamentalmente tre cose. Liberano dati, devono impegnarsi, abbiamo ogni beneficiario ha l'obbligo ogni trimestre di liberare almeno un dataset, quindi c'è un obbligo proprio di liberare i dati e questo è fondamentale. L'obbligo ovviamente è collegato al finanziamento, perché l'abbiamo detto più volte, la normativa in vigore da molti anni, il CAD lo conosciamo tutti, tutte le normative a riguardo anche gli open data la conosciamo, però in questo caso aver dato un incentivo a liberare i dati è stato sicuramente utile. Dati che non devono essere caricati, e mi ricollego qui anche all'intervento precedente, solo sul sito del comune di riferimento, ma devono essere obbligatoriamente caricati anche sul portale Open Data della Regione Veneto, che ovviamente è collegato col portale nazionale. Secondo elemento fondamentale che fanno gli Innovation Lab, fanno co-design. Il comune e la regione, perché gli Innovation Lab sono anche ambasciata dell'Agenda Digitale del Veneto, li usa per fare attività di co-design, sia dal punto di vista strategico, per esempio in questo momento noi stiamo usando i nostri Innovation Lab per fare la progettazione strategica della nuova Agenda Digitale del Veneto 2025, sia dal punto di vista analitico per progettare nuovi servizi operativi. Terzo elemento, terza funzione fondamentale che dicevamo prima di questi Innovation Lab è l'Open Innovation. Partiamo dai dati aperti, ma non solo, e costruiamo momenti di innovazione. Proprio venerdì scorso, sabato scorso, scusate, l'Innovation Lab di Rovigo, che si chiama Urban Center Innovation Lab di Rovigo, ha fatto una due giorni un hackathon sull'utilizzo dei dati per sviluppare iniziative in ambito di attrattività turistica culturale.
Ecco, queste sono le tre grandi funzionalità, le tre grandi mission dei nostri Innovation Lab. Come vi dicevo, ne abbiamo finanziati 10 con la prima tornata. Poi siamo riusciti a recuperare altre risorse per quanto riguarda, grazie a degli avanzi che avevamo su un fondo di sviluppo e coesione, quindi ne abbiamo finanziati altri 4. Quindi complessivamente in questo momento noi contiamo 10 già attivi, 4 in partenza, circa 14 Innovation Lab sul territorio, e circa 125-130 palestre digitali, spazi di inclusione digitale, come dicevamo prima, fortissimamente orientati a cogliere e a supportare gli utenti, i cittadini, nella loro diverse fasce d'età, nell'utilizzo consapevoli di internet. Quali erano altri due aspetti importanti che vi voglio sottolineare in questi Innovation Lab? Uno è che, in maniera un po' egoistica, però ne siamo fieri, e abbiamo obbligato ogni Innovation Lab a riservare delle postazioni di smart working, di lavoro agile alla regione del Veneto. Quindi c'è la possibilità per qualche nostro collega, purtroppo i posti non sono tantissimi, di fare lavoro agile anche da questi spazi, che diventano anche quindi spazi di co-working, non solo dedicati a noi, ma anche spazi di co-working dedicati ovviamente alle imprese locali. L'altro aspetto fondamentale che citavo prima è questo, è un orientamento che noi abbiamo provato a dare sullo sviluppo di soluzioni, di app e quant'altro. Ovviamente ogni Innovation Lab poteva scegliere ambiti di dominio su cui specializzarsi, però noi abbiamo cercato di orientarli verso il mondo dei servizi sociali e il mondo dei servizi sanitari, in modo tale da, in qualche modo, da incentivare l'innovazione aperta verso questi due grandi ambiti di operatività. Ogni settimana abbiamo un calendario fittissimo di hackathon, eventi, quant'altro. Io chiudo questi 10 minuti che ho a mia disposizione soltanto raccontandovi che proprio oggi pomeriggio, questa sera scusate, è un Innovation Lab, che è quello dell'Alto Vicentino, Innovation Lab Pleiadi con Avatar, due Innovation Lab sono messi assieme, hanno sviluppato quello che noi chiamiamo, che hanno chiamato una commedia digitale. Partendo un po' dalla storia di Dante e un po' parafrasando la Divina Commedia, hanno costruito questa commedia per sviluppare e favorire, con un linguaggio anche diverso, il tema della culturazione digitale e di quell'inclusione digitale che rappresenta un elemento fondamentale dell'open government. Non è un percorso facile, non è un percorso antagonista o in contrapposizione con il mondo dei servizi digitali. Questo ce lo dobbiamo dire chiaramente, sono due percorsi paralleli che devono essere sviluppati in modo complementare. Rappresentano però dinamiche molto diverse, e quello che noi abbiamo notato, lo diciamo con grande attenzione, è che spesso anche gli interlocutori sono diversi. Noi non possiamo chiedere al responsabile del sistema informativo di un'amministrazione che ha la preoccupazione del CED, dei servizi di pagamento, dell'identità, della cybersicurezza, di essere anche il protagonista dell'open government. Questo forse è stato un errore di semplificazione, o forse, diciamo, siamo stati presi un po' dalla voga e pensavamo che l'open government fosse la fase successiva dell'e-government. No, questi 10 anni, almeno nel nostro territorio, hanno dimostrato che sono due percorsi paralleli, fortemente complementari, fortemente sintetici, che probabilmente richiedono competenze e persone diverse per portarle avanti. È ovvio che questo poi è un tema difficile da portare a terra nelle piccole amministrazioni, e tutti noi lo sappiamo, perché noi in Veneto abbiamo 563 comuni, di cui 350 sotto i 5.000 abitanti. Qui però ci viene a favore la dinamica di aggregazione. Se noi riusciamo ad aggregare le amministrazioni più piccole, come stiamo facendo con gli Innovation Lab, in progetti più ampi, allora il governo aperto si prende forma, è incentivato, abbiamo incentivato economicamente, ma soprattutto riusciamo a individuare delle persone che sul territorio riescono a dedicare il tempo a questa attività. Pensare che il responsabile dei sistemi informativi della sicurezza possa far tutto è veramente un po' troppo. Quindi la grande esperienza che in qualche modo mi preme sottolineare e portare a questo tavolo è un po' questa:
si può fare, si ottengono tantissimi risultati. Non vi cito, però se andate sui nostri, nella presentazione che vi mando, ci sono tutti gli esempi delle app che hanno fatto. E l'Innovation Lab di Vicenza, per esempio, ha usato i dati aperti della cartografia regionale con i dati aperti del Ministero delle Infrastrutture, con i dati che arrivavano da ARPA sulle piogge geolocalizzate proprio sui territori, facendo una mappa di rischio idrologico sul territorio usando un tool di intelligenza artificiale che hanno in qualche modo customizzato. Ci sono esperienze di uso di dati aperti estremamente interessanti, ma come al solito, per arrivare a questi utilizzi bisogna mettere assieme soggetti diversi. L'Innovation Lab, ARPA, che è la nostra agenzia regionale, il Comune di Vicenza e il Comune di Minfi, assieme al Ministero, assieme poi a qualcuno che ovviamente abbia una dimensione tecnica. Ecco, quindi torno al primo punto del mio intervento: se vogliamo fare innovazione aperta, la prima cosa che dobbiamo fare è contaminarci, noi per primi, contaminare gli altri e avere uno spazio, perché io credo che questo sia un altro aspetto. Purtroppo, ovviamente, la pandemia nell'ultimo anno e mezzo ha penalizzato gli incontri fisici, e questo ovviamente è un dato di fatto. Però adesso che abbiamo ripreso, io vedo un fermento di iniziative sul territorio, proprio perché ritrovarsi a parlare, a fare e a lavorare, a costruire sul digitale è un elemento veramente distintivo. Quindi noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, ovviamente l'abbiamo fatto noi, quindi non poteva essere diverso, però secondo me c'è uno spazio per poter anche replicare queste esperienze in altri territori. Grazie Luca, devo dire spunti davvero interessanti, esperienza regionale davvero utile, anche perché io ci vedo un fortissimo link con quanto anche ha richiamato GP su questo, e cioè il tema degli spazi civici, no? E quindi che loro appunto hanno evidenziato non soltanto nella parte online, ma hanno sottolineato anche l'importanza di avere parallelamente uno spazio civico offline o comunque fisico in cui appunto alimentare questa contaminazione e questo confronto. Devo dire veramente interessante. Grazie. Andiamo avanti parlando di dati, servizi e di interazioni tra comunità con Umberto Rosini. Puoi avviare la tua webcam e il tuo microfono. E che appunto ci racconta l'Open Innovation dal suo punto di vista, e grazie alla sua ormai diversificata esperienza sicuramente molto interessante. Vai Umberto, a te. Grazie mille Ugo. Allora, condivido lo schermo. Penso che qualcosa non vada, un attimo. No, perfetto, lo vediamo. Ok. Sì. No, non ho condiviso io? No, vediamo bene. Vediamo, okay. Puoi andare. Allora, buongiorno a tutti. Io oggi parlerò di quelli che sono i top player dell'innovazione. Il mio passato mi ha visto anche come giocatore di rugby, e quindi utilizzerò questo esempio un po' per parlare di quella che vuol dire la collaborazione, la cooperazione. Quindi quali sono i due temi che io affronterò? Quindi il sostegno, quindi tra la PA e la pubblica amministrazione, la società civile, e quelli che sono tra i vari più importanti top player per lo sviluppo dei servizi della pubblica amministrazione. Una delle regole fondamentali del rugby sono quelle di andare a guadagnare la meta e andare avanti passando la palla all'indietro. Quindi spesso dagli spalti o l'allenatore stesso grida sostegno. Quindi che cosa deve fare? Il giocatore che sta portando avanti la palla deve avere il sostegno dei propri compagni, e quindi avere il sostegno dei propri compagni appunto per arrivare a meta. Senza di questo difficilmente riuscirà a segnare punti.
Quindi, quali sono i top player per lo sviluppo dei servizi della PA? Io ho cercato, diciamo, di prenderne quelli che secondo me sono più importanti da trattare in questo momento. Innanzitutto l'open innovation e la centralità dei cittadini, poi l'approccio data-driven decision making, i processi, la sicurezza e la protezione dei dati, l'usabilità e l'accessibilità, l'open source, i dati e l'open data. Open innovation e centralità dei cittadini. È necessaria la partecipazione e la collaborazione, quindi è necessario pensare a dei servizi dove i cittadini sono posti al centro, quindi uno user-centered approach, andandoli poi a coinvolgere nel design del servizio stesso e quindi attivando una collaborazione tra le risorse interne della PA, e all'interno della PA ci sono risorse molto formate e con molta voglia di fare innovazione, e la società civile, attraverso attività, come più volte è stato detto dai miei colleghi, di co-design e con un approccio al design thinking, quindi riuscire a risolvere delle soluzioni complesse attraverso la collaborazione, quindi andando a ricercare, ideando, testando e quindi implementando. Quali possono essere gli strumenti? Gli strumenti possono essere gli hackathon, che sono stati prima citati. Nel 2017 con Developers Italia organizzammo uno dei più grandi hackathon che almeno a livello nazionale sia stato mai organizzato, e dove si lavorò proprio sui servizi della pubblica amministrazione, oppure col pubbliche, o strumenti come Forum Italia, Partecipa, e avendo come riferimento appunto due strumenti, ovvero Developers Italia e Designers Italia. Questi strumenti, che sono stati resi pubblici ed erogati quindi a cittadini, non solo devono essere resi vivi dalla pubblica amministrazione, ma in generale anche dalla cittadinanza, quindi devono essere dei punti di incontro, devono diventare appunto dei veri e propri punti di incontro. Poi ho trattato il DDDM, ovvero il Data Driven Decision Making, perché ci è utile in due momenti. Uno in fase di progettazione, per prendere delle decisioni e poi pensare ai servizi come produttori di informazioni, sia in chiave di gestione operativa che di miglioramento continuo. Quindi in una prima fase i dati ci aiutano per orientare le scelte strategiche, quindi parlare con il management, il top management, della necessità di erogazione di un servizio, perché in base ai dati è emersa una determinata necessità, oppure migliorare un servizio perché dai dati è emersa la necessità di migliorarlo in base a determinati punti di vista. E in un secondo momento appunto per utilizzare quindi le metriche e le analitiche per l'orientamento delle decisioni strategiche e quindi avere anche conoscenza dell'andamento operativo del servizio, oltre che suo monitoraggio tecnologico. Poi pensare ai processi. Prima la professoressa ha detto giustamente che spesso si va a digitalizzare un processo manuale, ed è proprio questo uno dei punti da andare ad affrontare. Innovare non vuol dire andare a digitalizzare una scheda che fino ad oggi si compilava a mano, ma vuol dire ripensare al processo nella sua interezza, comprese poi le persone che dovranno governarlo. Quindi non andare soltanto a ideare il servizio pensando al cittadino, ma anche poi alla sua parte di operation, quindi alla sua gestione. Quindi un bellissimo servizio fatto bene, con una grafica accattivante, con dei passaggi molto, molto semplici, non vuol dire che poi siano realmente utilizzabili. Quindi non andare a pubblicare dei servizi, magari anche concepiti bene dal punto di vista dell'estetica e del processo interno stesso, senza aver pensato ai processi che poi devono governarli e quindi renderli realmente operativi. In sostanza, per farla molto semplice, se decidiamo di creare una casella di posta per ricevere
ovviamente qui non si parla di innovazione, ma una casella di posta per ricevere delle segnalazioni dei cittadini, ma poi non pensiamo a chi deve governare quella casella di posta, di fatto quel servizio è inesistente. Sicurezza e protezione dei dati. Negli ultimi tempi abbiamo sentito spesso che dei servizi che magari funzionavano anche, che magari erano anche facilmente utilizzabili dai cittadini, siano stati bucati e quindi i dati finiti nel dark web o su altri canali. Quindi quando oggi si dice privacy by design, security by design, questo non deve essere solo uno slogan per presentare la bontà di un progetto, ma deve essere una reale applicazione dei processi di sviluppo, che parte dalle fasi di analisi, arrivando a quelle di sviluppo, arrivando al momento dell'operatività del servizio. Perché dobbiamo pensare all'operatività del servizio? Perché l'operatività del servizio è sicuramente la parte che ha il maggior costo nella gestione di un progetto, perché fin quando si analizza e si sviluppa oggi con la tecnologia possiamo far tutto. Quello che però noi dobbiamo far sì di mettere in produzione è un qualcosa di utilizzabile, sia da un punto di vista del cittadino, sia da un punto di vista dell'organizzazione. E quindi deve essere data massima attenzione ai dati prodotti e gestiti, alle misure di sicurezza che vengono adottate e soprattutto al monitoraggio e all'aggiornamento continuo dei sistemi. Un software non è concluso nel momento in cui lo andiamo a mettere in produzione, c'è quello che tecnicamente viene chiamato continuous monitoring e continuous improvement, cioè miglioramento continuo, aggiornamento di quelle che sono le falle di sicurezza che mano a mano vengono trovate nelle librerie che noi utilizziamo per lo sviluppo di un determinato software. Quindi molta attenzione non solo allo sviluppo iniziale del software, ma a tutto il suo ciclo di vita. Poi arriviamo all'usabilità e all'accessibilità. Anche qui i propositi sono sempre grandiosi, poi di fatto andiamo a vedere che o da un certo punto di vista non sono usabili o addirittura, e cosa ancora più grave, non sono accessibili. Quindi l'usabilità dei servizi, quindi torniamo sul tema della riscrittura dei processi, quindi i processi manuali, punto esclamativo uguale vuol dire sono diversi dai processi digitali, e rendendoli utilizzabili e accessibili a tutti. Quindi non parliamo soltanto di persone con disabilità, ma anche con persone che non sono così a proprio agio con le nuove tecnologie. E quindi anche qui andare a pensare dei percorsi di formazione. Ovviamente l'usabilità e l'accessibilità non deve essere rivolta soltanto ai servizi esposti al cittadino, quindi il servizio di front-end, come si dice, ma anche a quelli di back-end, cioè quelli che vengono utilizzati dal personale della pubblica amministrazione. In questo un importante punto di riferimento sicuramente è designers.italia.it, quindi il progetto designers del governo. Poi arriviamo a un tema a me molto, molto caro, che è quello dell'open source. Rendere il codice aperto. Uno degli slogan dell'Hackathon di Developers Italia fu una frase di Philippe Kahn, per intenderci, è uno dei fondatori della Borland, per chi conosce il linguaggio C sicuramente non sarà sconosciuto, che disse the power of open source is the power of the people, e quindi rientriamo in quella che è la collaborazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Quindi l'open source è un'opportunità perché permette ad una pubblica amministrazione di andare a riutilizzare l'esperienza di un'altra organizzazione pubblica o privata che sia, e perché è un importante tassello in quella che è la trasparenza dei servizi pubblici. Andando a pubblicare il codice sorgente
Ovviamente questo non è diciamo alla portata di tutti i cittadini, ma degli esperti, degli sviluppatori, degli analisti, degli esperti di sicurezza possono non solo andare a migliorare il software stesso, ma anche andare a capire quali sono i processi che la pubblica amministrazione innesca sul, alla base di dell'erogazione di un determinato servizio. In questo cito sempre le linee guida a norma CAD sull'acquisizione e riuso del software per le pubbliche amministrazioni e ovviamente il sito di Developers Italia. Poi parliamo di dati e open data, open data. Quindi ogni servizio deve produrre dati. Quindi la produzione dei dati ci permette di adottare un approccio data driven decision making, quindi l'utilizzo di metriche e dati per andare a guidare delle decisioni strategiche invece che basarsi sull'intuizione o ho sentito dire, ma anche per dare trasparenza all'attività della pubblica amministrazione permettendone, oltre che la disponibilità e accessibilità del dato stesso, anche il suo riuso e la distribuzione. Ovviamente qui non vado a parlare di licenze, già Flavia diciamo abbondantemente le ha citate. Importante attenzione è da porre all'organizzazione dei dati, quindi al one only principle, che diciamo ci permette di gestire il dato in una sola parte e soprattutto di non andare a richiedere i dati se già in possesso della pubblica amministrazione. Questo, al di là delle norme, è un principio etico della pubblica amministrazione. Se permetto ad un utente di accedere tramite SPID, non dovrò andare a chiedere a lui il nome, il cognome, il codice fiscale o la data di nascita, perché comunque quei dati già mi vengono e sono tra l'altro anche certificati dal sistema di identità digitale, ma soprattutto puntare alla loro interoperabilità. Concludo dicendo che l'importanza della relazione è in tanti momenti io mi sono trovato in questa condizione, a partire dal progetto SPID fino ad arrivare alle attività con il Dipartimento della Protezione Civile riguardo i dati Covid. La società civile per me è stato sempre un player, uno stakeholder, un amico, un compagno di viaggio nel momento in cui andavo a affrontare e a rilasciare delle soluzioni, dei processi e dei servizi. Quindi in quest'ottica teniamo bene a mente quali sono i principi di rilascio del software, quindi i principi alla base dello sviluppo di ogni servizio della pubblica amministrazione, ma teniamo anche ben in conto la collaborazione che deve, non che dovrebbe, che deve esserci con la società civile. Grazie a tutti. Umberto, grazie mille del tuo intervento, che mi sostituisce, perché mi consente di agevolare, no, l'ingresso e le slide dell'intervento di Andrea, che è proprio, come diciamo, colui il quale ha fatto maggior frutto della collaborazione con, appunto, con Umberto, con il Dipartimento della Protezione Civile nel progetto Dati Bene Comune, no? Che molti di voi conosceranno. A te, Andrea, grazie. Buongiorno, credo che mi sentiate e mi vedete, e le slide le iniziate a coinvolgere. Anche a me colpisce molto questo assist all'indietro che mi ha passato Umberto. Essere l'ultimo ti fa sempre venire voglia di riscrivere tutte le slide, ma voglio ripartire da alcuni punti. Flavia diceva, faceva notare che non è l'unica, ma insomma l'ha fatto notare, che ci sono delle pietre miliari, alcune pietre miliari sono già vecchie. Alle volte mi sembra che non si faccia innovazione tecnologica perché c'è un po' una miopia, non si guardano quelle pietre miliari. La professoressa Catarci diceva un'altra cosa interessantissima in cui mi sento un po' dentro, cioè dell'importanza di valutare quello che fanno gli utenti. Non stare sui massimi sistemi, ma stare sul piccolo, sul quotidiano,
sul qui ed ora. Questa è un'altra cosa che secondo me a volte è ostacolo all'innovazione. Il dottor De Pietro è una cosa che prendo come stimolo perché a volte non la faccio, mi perdo in cose un po' più nerd, cioè che ci siano dei luoghi dove fare camminare queste cose. Non parlo tanto di virtuale, fisico, ma che ci siano dei luoghi. Questo è un fatto importante. Vabbè, di Umberto mi sono piaciute un sacco di cose. Quella iniziale sulla centralità dei cittadini è un po' quella da cui voglio partire io, perché in qualche modo con l'associazione Ondata e con il progetto Dati Bene Comune noi partiamo da lì. E farò dei piccoli esempi da utilizzare per dare forza a dei ragionamenti. Datilazio.it non esiste più questo sito. E non sto qui a dire elementi ovviamente critici, nel senso la sicurezza, la gestione dei processi, ci mancherebbe. Qui dal punto di vista della cittadinanza questo è un vuoto. E, tutte le gestioni delle criticità contribuiscono a fare innovazione perché lasciano la cittadinanza senza vuoti. E ancora una volta le modalità con cui questo potrebbe oggi essere non così critico sarebbero tante se alle spalle dei portali open data ci fossero dei sistemi basati sul versioning, ci sono raramente, ma ripeto, non voglio entrare nei tecnicismi. Faccio soltanto l'esempio di Web Archive per citare soltanto una vecchissima pietra miliare in cui ovviamente non c'è tutto il backup di quel sito perché non è stato pensato così e non deve essere pensato così. Però ancora una volta per dire che alcune cose dell'innovazione sono già accanto a noi, nel senso non dobbiamo immaginare chissà che cosa per fare innovazione tecnologica efficace. Ogni anno, almeno una volta all'anno, esce da qualche anno questo tipo di notizie, no? Parliamo dell'obiezione alle interruzioni di gravidanza. Quest'anno tutti vi ricorderete il caso del Molise in cui c'era un solo medico che non faceva obiezione di coscienza all'interruzione di gravidanza. Quindi è il 27 luglio 2021. Il 30 luglio 2021 esce la relazione del Ministero della Salute su questo tema. Ho messo delle freccette, una sulla data di pubblicazione, in realtà di trasmissione al Parlamento, e una, secondo me la più importante, su quali dati sono citati in quella relazione. La relazione fa riferimento a dati definitivi 2019 e preliminari 2020, e siamo nel 30 luglio 2021. Ok, voi mi direte è diverso, perché l'obiettivo di questa relazione non è quello di alimentare un portale open data. Io vi chiedo perché. L'obbligo di pubblicità è uno strumento, non è soltanto, secondo me, burocrazia. In tantissime norme, in tantissimi luoghi, io direi, esiste l'obbligo di pubblicità. Prendiamolo per andare oltre. Cerchiamo di fare in modo che sia coerente con la vita. Se l'obbligo di pubblicare dati sull'obiezione all'interruzione di gravidanza, quindi è un fenomeno che riguarda ancora una volta il qui ed ora, perché è così distante dalla realtà? Ok, la relazione c'ha uno scopo, come dire, relazionale, annuale, deve essere seguito, ma da qualche altra parte quei numeri, in maniera periodica, dobbiamo averli adesso, dobbiamo leggerli adesso. E poi in qualche modo l'obbligo di pubblicità deve essere anche ergonomico, cioè deve prendere la forma delle cose come sono adesso. Non possiamo soltanto avere le tabelle nel PDF. Mi sento vecchio, mi sembra di dire una cosa che dicevo forse anche 10 anni fa, ma ripeto, vi sto facendo vedere una cosa importante che riguarda le persone oggi. PNRR, chiaramente altro tema
gigantesco, finanziamento più grosso che forse vedremo. Italia Domani è il sito attuale, questo è uno screenshot fatto ieri. Quello che mi chiedo da cittadino, è mai possibile che un sito così importante non abbia avuto la possibilità di essere, come dire, pensato un po' meglio da questo punto di vista importante che ho messo nella slide? Iniziamo con un sito di valore così importante, con contenuti così importanti, in cui la grafica, i testi, le tabelle sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere di ingegno. Scusa, non abbiamo detto che dobbiamo fare il monitoraggio, la trasparenza, l'open governance, le decisioni, e iniziamo in un sito in cui si inizia così. A me, rispetto alle pietre miliari, tutto questo mi sembra totalmente fuori luogo. Questo è uno dei dataset pubblicati, perché ci sono 5-6 dataset pubblicati su quel sito. Questa versione è di 7-8 giorni fa, adesso l'hanno un po' migliorato. Ma ci sono le doppie righe di intestazioni, righe vuote, i commenti. È mai possibile che per un progetto così importante non si riesca a fare in modo di abilitare per bene, allo stato attuale, rispetto a linee guida scritte tantissimi anni fa e di qualità che abbiamo presenti in Italia? Queste erano delle note che ancora non abbiamo pubblicato, che stiamo costruendo in associazione Ondata, sempre nel contesto di bene comune, con i piccoli errori che sembrano i manuali di come non fare open data, e paradossalmente ci sono quasi tutti. Ne hanno corretti alcuni 5 giorni fa. E sempre su Italia Domani non c'è un luogo in cui, Umberto diceva, ma non solo Umberto, lavorare con i cittadini, e non c'è un tastino, un qualcosa per capire, ok, se voglio fare una domanda, una proposta, una richiesta, una critica sul sito, sui contenuti di Italia Domani, non c'è, non è previsto. Dati Bene Comune nasce l'anno scorso, soprattutto a partire dai temi della pandemia, proprio perché c'erano dei vuoti sul tema Covid di questo tipo. Vi faccio vedere soltanto una slide, l'abbiamo pubblicata oggi, perché un obiettivo di campagna che secondo noi è innovazione, perché forma e sostanza, è che da qualche settimana, da una decina di giorni, la licenza del sito dell'Istituto Superiore di Sanità è finalmente una licenza aperta. Voi mi direte, ma perché non lo era prima? No, non lo era. Prima c'era una CC BY NCND che poi è variata. Da poco tempo, è una CC BY 4. Chiudo con alcuni slogan concreti, alcuni sono rivolti anche a noi stessi, a noi che, tra virgolette, sembriamo che facciamo i cartellini gialli e rossi. In realtà cerchiamo di collaborare a partire da spunti. È innovazione se il lavoro è collaborativo, chiaramente rispetto a tutti gli stakeholder che devono fare innovazione, qui è innovazione nella PA. L'innovazione deve essere basata su delle pratiche iterative, basate sulle evidenze, sia in fase di sviluppo, sia in fase di progettazione, sia in fase di scelta politica. Qua mi ripeto, probabilmente un elemento, come dire, fondativo, design incentrato sull'utenza, tecnologia sicura e sostenibile, trasparenza e responsabilità pubblica, piena partecipazione alla vita civica e alla tecnologia civica anche da parte di persone provenienti da gruppi sottorappresentati, perché questo è un altro fenomeno che avviene. Interrompo la condivisione. Secondo me i punti chiave di chi mi ha preceduto, messi in fila e messi insieme, hanno come risultato, come dire, conseguenziale riuscire a fare innovazione nella pubblica amministrazione. Grazie Andrea. Voglio solo sottolineare, appunto, tu l'hai accennato, ma è importante ribadirlo, secondo me, quanto le tue, come dire, la vostra esperienza lato
società civile, no? E lato associazioni, quanto fa scopa con tutto quello che è stato detto in precedenza, no? Riguardo la, no, lo scambio e la collaborazione e appunto avere anche un luogo strutturato e stabile dove, no, confrontarsi e dove alimentare questo scambio. Ecco, speriamo che il forum multi-stakeholder possa diventare il luogo, la stanza di compensazione, no? L'abbiamo chiamata nei giorni scorsi, dove mettere sul piatto le differenti esigenze, le differenti, no? La differente domanda, come poi dopo, no, ci richiama giustamente OGP, e, no, il tema dell'inclusività, come, no, è risultato poi sistematicamente presente nei vostri interventi. Grazie di aver rappresentato i vostri progetti, le vostre esperienze. Passerei la parola alla collega Laura Manconi del Formez per le conclusioni. Se ci sono domande, naturalmente siamo qui, se abbiamo tempo bene, altrimenti troveremo un'altra modalità di risposta e di sottoporle al panel di esperti. A te Laura, grazie. Grazie Ugo, grazie innanzitutto a tutti i relatori, erano tutti interventi estremamente interessanti e credo che come me li abbiate apprezzati tutti. Io in conclusione volevo solo ripartire dall'inizio, nel senso, questo è un ciclo di webinar, lo diceva anche Ugo in apertura, dedicati al tema del governo aperto. I webinar stanno all'interno di un percorso che noi abbiamo avviato ormai da alcuni mesi, che è finalizzato alla co-creazione del quinto piano d'azione nazionale. I piani d'azione sono lo strumento attraverso il quale l'Italia normalmente dichiara quali sono gli impegni che intende assumere per far fare un passo avanti al paradigma del governo aperto, quindi in qualche modo promuovere e favorire la realizzazione di interventi da parte delle pubbliche amministrazioni che siano legati a quei temi dei quali si accennava in apertura, quindi il tema della partecipazione, quello della anticorruzione e integrità, il tema dell'innovazione digitale e dello spazio civico. La giornata di oggi è stata secondo me molto importante proprio per aiutarci a capire in questo momento, quando parliamo di innovazione digitale, di che cosa parliamo. Ci sono state molte parole chiave richiamate dai relatori che sono in linea con quello che il governo aperto promuove, quindi abbiamo parlato di inclusione, abbiamo parlato di cittadini al centro, si è parlato molto di governance, dell'importanza di lavorare a vari livelli, in qualche modo anche in una logica di sistema. Secondo me è stato utile anche chiarire, ringrazio per questo Luca De Pietro, il fatto che le Gov e l'Open Gov sono due cose diverse, sono sinergiche, camminano parallele, ma sono due attività che in qualche modo hanno delle proprie connotazioni e caratteristiche diverse. L'innovazione digitale nel governo aperto ha un taglio che è stato molto richiamato negli interventi dei relatori e che appunto si ricollega alle parole chiave che vi ho detto. Sono state raccontate delle esperienze, delle attività estremamente interessanti che secondo me possono essere utilmente riprese come base di discussione per le fasi successive di questo percorso, al quale io invito sin d'ora i relatori presenti a partecipare, vi avviso, sarete invitati a partecipare anche agli incontri successivi del percorso di co-creazione, perché vogliamo avervi all'interno di questo gruppo. Però appunto mi premeva a segnalare che siamo dentro un percorso e che i temi, gli argomenti che sono stati affrontati oggi avranno uno sviluppo e ci sarà occasione per discuterne e per ragionare ancora insieme. Vi ricordo, in chat è stata pubblicata, trovate il link per un questionario di customer che vi chiediamo di compilare. Per noi è sempre importante avere un vostro feedback e capire che cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto di questo webinar. Siccome sono le 13:31, quindi non voglio andare oltre l'orario che è stato proposto per questo webinar, semplicemente vi do appuntamento al prossimo webinar, che sarà dedicato al tema dello Civic Space, e troverete la scheda su Eventi.pa per iscrivervi. Ringrazio ancora tutti, anche a nome del Dipartimento Funzione Pubblica, che con noi sta avviando questo percorso, e vi do quindi appuntamento al prossimo
webinar. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao, buon pomeriggio. Buona giornata e buon lavoro.